Sentite in sottofondo le note dell'inno di Mameli, le squadre sono schierate al centro del campo. E sentite anche il boato, il grande coro collettivo che accompagna le note del nostro inno nazionale. L'amore per la nazionale non ha confini, è uno degli striscioni che accoglie gli azzurri qui a Liegi ed è firmato dagli immigrati italiani in Belgio. Sono tanti, almeno 15.000, quelli convenuti allo stadio Schlesland, quello dello Standard di Liegi, che ospita questa sera la gara amichevole tra Italia ed Irlanda. Un'iniezione di fiducia della squadra di Prandelli, che sta riconquistando il cuore dei tifosi del bel mezzo della bufera scommesse clandestine, con conseguenze, le cui conseguenze non sono un momento prevedibili. Buonasera dunque da Liegi, buonasera da Riccardo Cucchi e da Francesco Repice, che vi parlano grazie all'assistenza tecnica di Massimo Vasciaveo. Ultima gara stagionale per la nazionale, una nazionale che sta rinascendo dalle ceneri del mondiale grazie alla cura Prandelli. Cercasi conferme naturalmente anche questa sera, qualche aggiustamento, altri esperimenti, ma anche tante conferme nella formazione varata dal CT. Montolivo, un colpo di tacco fallito, c'è l'attacco da parte degli irlandesi, al limite si gira, Long tira un diagonale che finisce al lato e poi si inserisce centralmente Marchisio, arriva al limite dell'area di rigore, apre per Pazzini, il suo tiro e la palla che sorvola di poco la traversa in diagonale. Bella azione di contrattacco, classico contropiede, quella azzurra soltanto per un'inezia non è finita in gol, insistono gli italiani. Nocerino si accentra, conclude con il destro ed è un bel tiro, dobbiamo dire, davvero bello. Diciamo che di emozioni in questa partita ce ne sono veramente molto poche. L'impressione che si aveva, il clima che si respirava anche a Coverciano del rompete le righe, è un po' presente anche in campo, visto che a parte l'applicazione, sempre la grande concentrazione con cui gli azzurri affrontano l'impegno, c'è questa, appunto, questa sensazione di ultima partita della stagione prima delle vacanze, non che gli irlandesi stiano facendo molto di più. Attacco di Hunt, arriva Andrews, il tiro, la palla in rete, rete irlandese, la squadra di Trapattoni si porta in vantaggio proprio con Andrews alla 36esimo minuto di gioco, Italia 0 Repubblica d'Irlanda 1. È stato un calcio di punizione per la verità assai ben studiato dalla squadra della Repubblica d'Irlanda, perché c'è stato un tocco corto di Hunt che ha finto la battuta, ha consentito a Andrews di arrivare sul pallone, di effettuare una finta facendo saltare il primo muro, la prima opposizione difensiva della nazionale italiana, poi ha scagliato questo diagonale molto molto stretto verso il primo palo. Forse ci può anche essere stata la deviazione di un giocatore italiano, comunque viviamo in ritardo rispetto alla traiettoria calciata dal numero 8. Certo che la prova di stasera è abbastanza grigia contro degli avversari che, d'accordo, saranno fisicamente più forti rispetto a quelli estoni, dal punto di vista tecnico non molto di più però. Il buon movimento di Giovinco, veloce, l'apertura per Marchisio, il cross sfiora Matri, non riesce a indirizzare di testa verso la porta di Ford. L'Italia ha giocato in attacco tutta la ripresa, lo stiamo dicendo, l'abbiamo in qualche modo anche narrato, ma indubbiamente non sono stati abili questa sera i nostri giocatori nel centrare la porta, hanno concluso male, spesso da lontano, e indubbiamente qualche problema è emerso rispetto alla gara di venerdì, che aveva dato, come dire, indicazioni molto positive. Un passo indietro, ricorsa di un paio di metri, c'è anche Giovinco, parte lui, tiro, pallone che finisce all'esterno sfiorando l'incrocio dei pali. Niente da fare, 40esimo, 41esimo, l'Italia è sotto di una rete, 1-0 per l'Irlanda. Intanto non si riesce veramente a trovare lo specchio della porta, come tu facevi opportunamente notare poc'anzi. Gli azzurri concludono verso Foggi, ma non riescono assolutamente a centrare proprio i pali della porta della Repubblica d'Irlanda. Questi palloni che continuano a uscire fuori, non si ha precisione, evidentemente non si è ancora trovata la misura per concludere verso il portiere avversario. Anche questo è un particolare sul quale si dovrà lavorare, in particolare, ripeto, sulle palle inattive. Irlanda in possesso della palla nella sua metà campo, chiama il passaggio Andrews, lo riceve, apre per Ward, lo bracca in questa occasione Marchisio, ma Ward lo supera con un pallonetto, c'è lo scarto da parte di Hunt, area di rigore, Hunt avanza verso il fondo, il tiro, la rete sotto misura, Cox mette alle spalle di Viviano per la seconda volta, Irlanda 2 Italia 0.
E qui Cassani si è fatto superare da Ante che gli era andato via sulla sinistra, si è fermato inspiegabilmente il terzino destro del Palermo. Ante ha avuto praticamente spazio libero, poi l'altro difensore è scivolato, Ante ha visto in area all'altezza del secondo palo il proprio compagno di squadra, il neo entrato Cox al posto di Kyoga, che da mezzo metro non di più non ha avuto difficoltà a depositare il pallone del 2-0 nella porta azzurra. E quindi possiamo dirlo, grande difesa e contropiede di Giovanni Trapattoni, che hanno avuto la meglio sull'Italia. Proprio mentre si alzava il tabellone luminoso che indicava in 5 i minuti di recupero concessi dal Sigur Gyumyeni, ma evidentemente ormai non basteranno questi 5 minuti per tentare di fare quello che gli azzurri non sono riusciti a fare per tutto il secondo tempo. Sì, hai proprio ragione, ha vinto il contropiede alla Trapattoni, però interpretato dall'Irlanda, l'Italia che ha cercato ancora una volta di dare alla gara l'impronta che vorrebbe Prandelli, cioè la ricerca del gioco, il grande possesso palla, la grande circolazione del pallone in movimento collettivo. Questa oggi non ha prodotto effetti, dobbiamo dire, anche per l'imprecisione e forse l'annebbiamento di alcuni azzurri. 2-0 per l'Irlanda, davvero sorprendente questo risultato. Beh, sorprendente per quello che si è visto in campo, soprattutto per il fatto che la squadra di Cesare Prandelli non ha mai creato praticamente pericoli nell'area di rigore avversaria. Non contiamo una parata di Ford, il portiere della squadra irlandese. Evidentemente questo vorrà pur significare qualcosa rispetto all'Estonia, come si è detto, un passo indietro proprio nella brillantezza della manovra contro squadre arroccate, contro squadre che fanno granate pressing, contro squadre che si affidano all'episodio magari per passare in vantaggio e per costruire poi su quell'esiguo vantaggio la vittoria, vale a dire la difesa e il contropiede. Gli azzurri stasera hanno trovato dei problemi. In fondo il calcio è uguale nella sua bellezza e nelle sue difficoltà a tutte le latitudini. Montolivo si gira, Gelardino entra in area, Montolivo conclude in diagonale, si tuffa la sua destra Ford, prima parata blocca di Ford, il pallone esattamente sulla prima conclusione, forse davvero nello specchio della porta, dobbiamo dirlo, è la verità. Hanno tirato, abbiamo detto ripetutamente, gli azzurri, ma raramente nello specchio. Questa volta ci ha provato Montolivo con un diagonale basso sul quale però è stato bravo Ford e non si è lasciato sorprendere. È chiaro che bisognerà discutere nell'analisi di questa partita, ciò che è accaduto dovrà far riflettere Giovanni Trapattoni. Ricordiamo la prossima amichevole il 10 agosto, non si sa ancora dove, ma sicuro si sa l'avversario. L'avversario è il più forte che c'è in circolazione in questo momento, vale a dire la Spagna, campione del mondo, la Spagna di Xavi, di Iniesta, di Torres, insomma un vero e proprio squadrone, una vera e propria corazzata. E lì sicuramente bisognerà vedere come gli azzurri andranno ad opporsi anche dal punto di vista caratteriale rispetto a questa vera prima potenza del football mondiale, ma stasera le indicazioni non sono state assolutamente positive. Si continua stancamente questo match, azzurri punti nell'orgoglio, azzurri che dovranno però riflettere, ripetiamo, su quanto accaduto questa sera a Lieci. Cercheremo di farlo anche noi proprio adesso al triplice fischio del signor Gumieni. Sentite i fischi da parte del pubblico italiano presente sugli spalti, fischi naturalmente rivolti all'Irlanda, che pure ha vinto con merito 2-0 con le reti di Andrews nel primo tempo al 35esimo e di Cox al 44esimo del secondo. Dicevi, dovrà riflettere Prandelli, proviamo a farlo noi. Cos'è avvenuto questo passo indietro rispetto a venerdì scorso? Sicuramente diverso il valore dell'avversario, tatticamente l'Irlanda è stata ben impostata da Trapattoni, sicuramente gli azzurri hanno forse intravisto ormai vicinissime le vacanze, quindi ha dato meno alimento alla loro gara, ma al di là di questo io credo che ci sia anche stata un'involuzione sul piano del gioco. Piuttosto appunto c'è stata questa involuzione dovuta ad una squadra, dovuta all'avversario, un avversario che si è difeso praticamente per tutta la partita, è rimasto lì ad aspettare la nazionale italiana. E lì quello che ci si deve aspettare, che è legittimo aspettarsi dai nostri giocatori, non è accaduto, vale a dire capacità di saltare il diretto avversario, di creare la superiorità numerica, di andare con le triangolazioni facilmente in porta. E questo, ripetiamo, è l'aspetto più importante, o meglio che è giusto sottolineare questa sera dopo la partita contro l'Irlanda, Leire, la Repubblica d'Irlanda, tifosi azzurri che adesso applaudono a Giorgio Chiellini, che è andato molto molto sportivamente a salutarli, perché ripetiamo questa partita non avrà grandissima importanza, magari per noi, magari per i giocatori in campo, magari per i nostri, per i tifosi della nazionale che sono in Italia,
ma là ne ha moltissima per i tanti connazionali che vivono e lavorano qui. Guardate Gigi Buffon ora, nonostante non abbia giocato, va a salutare tutti perché è uno tra i più, così, è uno dei beniamini così del pubblico. È giusto così, perché la serata naturalmente è stata contrassegnata soprattutto alla grande partecipazione e dal calore dei 15.000 italiani presenti qui a Liegi. Chiudiamo qui i nostri collegamenti. Irlanda batte Italia 2-0, reti di Andrews e di Cox. Appuntamento con la nazionale il 10 agosto per la gara contro la Spagna. Grazie a Massimo Basciaveo per l'assistenza tecnica, grazie a Francesco Repice per i suoi interventi, da Riccardo Cucchi un grazie per l'ascolto e l'invito a rimanere ancora sintonizzati su Radio 1.